E noi ci siamo subito attrezzati perché abbiamo anche dei temi di attualità, a dire il vero, da trattare, e ne cogliamo subito l'occasione salutando Pierluca Trucchia, il nostro speaker, il nostro rappresentante, diciamo così, gigliano della radio anche. Ciao Sergio, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, tu sei reduce da un viaggio a Milano, sei reduce, sì, di un paio di comunicati a nome e a firma dell'associazione, sì, Gigli, di cui tu sei presidente, perché ci sono delle novità importanti, tanto che anche oggi sulle pagine del giornale ha avuto ampio riscontro. E intanto sarà intitolato Una via a Rina Gigli. Ci siamo, sì, arrivati finalmente. Finalmente la giunta, ecco, sotto l'impulso dell'assessorato alla cultura, ringrazio la professoressa Rita Soccio, che praticamente ha sanato un po' quella debacle che ci fu in consiglio comunale 6-7 mesi fa, in cui la mia mozione dovetti ritirarla perché se no non veniva approvata, e quindi su invito della giunta la giunta ha deliberato, sulla giunta e della commissione cultura che si è riunita 10 giorni fa circa, ha deliberato l'assegnazione della nuova via Recanati a Rina Gigli, quindi Rina Gigli soprano 1916-2000, quindi sono felice ovviamente perché si trattava anche di una via nuova in cui l'anagrafe aveva chiesto urgenza perché chi abitava lì non aveva, ecco, la via dove mettere. Diciamo che l'unico neo è che è giù a zona Romitelli, ma rimarrà lungo la strada statale, e quindi chi passerà lì dal semaforo Romitelli vedrà via Gigli, quindi sono felice per quello, quindi si domanderà chi è, chi non è, eccetera, quindi sono contento, insomma, ecco. Comunque in buona compagnia, perché giù a Romitelli, se non sbaglio, c'è via Giovanni Gentile, famoso, c'è via Giovanni Gentile, sì, famoso, c'è anche via ideologo, filosofo, anche la via di quello di Don Camillo, adesso non mi ricordo come si chiama, di Don Camillo. Guareschi? Via Guareschi? Via Guareschi, quindi ecco, diciamo che è una nuova via. Allora, è importante. E quindi è una via importante, ecco, sono ovviamente a nome dell'associazione e anche mio personale come consigliere comunale, promotore di quella quella mozione. Vacci piano, se no te la ritirano la delibera. No, oramai è stata fatta, quindi anche perché poi abbiamo avuto accordi anche con l'ufficio anagrafe, perché effettivamente non è Rina Gigli ma sarebbe Esterina Gigli. All'anagrafe è proprio Esterina, poi dopo Esterina perché lui gli dà il nome della madre. E quindi però metteremo, cioè perlomeno da quello che abbiamo detto, metteremo via Rina Gigli soprano, quindi è il nome con cui, perché era Ester Gigli si chiama. Poi Gigli la chiamava Esterina, e quindi aveva dato il nome della madre alla figlia, come a volte accade in famiglia, no? Esattamente. C'ho mio figlio che c'è il nome di mio padre pure. E quindi, vabbè, Gigli la madre, insomma, no, era stravedeva per la madre, giustamente, quindi... Tanto è vero che ha dedicato una casa di riposo a Ester Gigli. Sì, ha dedicato e pagato. Pagato, no? Lui paga sempre, Gigli è pagato sempre. Costruito, Gigli... Recanati ha fatto questa bellissima di riposo, e poi visto che adesso c'è stato il dottor Sergio Meccacese prima di me, ricordo che mi fece notare anche lo stemma, no, dello stemma gigliano che c'è sulla ex casa di riposo lì all'ospedale civile, che potrebbe essere tranquillamente ripreso. Certo. E mi ricordo che facemmo proprio una visita a quell'immobile, e quindi sono molto contento di questa
volontà, ecco, dovuta principalmente dall'assessorato alla cultura. Si parla tanto anche di valorizzare, no, gli elementi femminili della nostra città. Io appena ci fu la discussione l'8 marzo dell'anno scorso, subito presentai, perché dice, vabbè, ora che mettiamo i nomi delle donne celebri dei canapesi, una delle prime, adesso per carità io non sono un appassionato gigliano, ma una donna che ha fatto una bellissima carriera, che è conosciuta in tutto il mondo, che ha lasciato anche delle incisioni molto importanti, che ha lasciato parecchio materiale gigliano di cui il nostro museo è pieno, e quindi dalla rassegna stampa ai costumi alle lettere, autografi eccetera, e quindi andava. Beh, io ricordo pure che Rina G, tempi in cui si cercava anche per lei, diciamo così, di poter ottenere un piccolo vitalizio per la sistemazione a casa di riposo, aveva anche donato il pianoforte di G. Comunque. Donò il pianoforte che sta all'Aula Magna, che tra l'altro lo voleva acquistare anche un famosissimo cantante, ma su anche consiglio di Luigi, del carissimo Luigi Vincenzoni, non vendette, insomma. Quindi, però bisognerebbe farlo suonare quel pianoforte, sennò si rovina. Per me si può suonare, sennò però si rovina. Gli esperti dicono che se si suona si rovina, ma allora non è più un pianoforte. Un bellissimo suono, e per me non, però vabbè, hanno deciso così. Ma io non ci credo. L'ultimo concerto che abbiamo fatto abbiamo dovuto affittare un pianoforte quando andava benissimo quello che c'era, però ecco, io non sono nessuno. Per me si può suonare, l'abbiamo suonato tante volte, ci abbiamo fatto registrazioni, però vabbè. E quindi un grandissima soddisfazione, questa la dedico anche a Luigi Vincenzoni, ovviamente, che tanto si era speso anche in passato per fare questa via. Per un piazzale a Luigi Vincenzoni si potrebbe anche cominciare a pensarci. Io avevo suggerito in consiglio comunale di mettere al museo intanto una targa e ricordare che questo museo civico è stato realizzato, vabbè, grazie all'architetto Gabris, per carità, però all'aiuto instancabile di tutto di Luigi Vincenzoni, che ha curato personalmente tutta l'esposizione che noi vediamo, curata dall'architetto Gabris per quello che riguarda i mobili, insomma la struttura interna eccetera, ma tutto quello che noi vediamo oggi, io ricordo Luigi quando andava e ha curato personalmente quell'esposizione. Quindi sicuramente, anche perché se abbiamo il museo Beniamino Gigli a Recanati, bellissimo museo Beniamino Gigli a Recanati, lo dobbiamo esclusivamente a Luigi Vincenzoni, e quindi questo va ricordato, va scritto ai posteri all'ingresso del museo. Spero che anche qui con l'assessorato riusciamo a trovare un accordo, perché se lo merita, è un nome che noi non lo dimenticheremo mai, ma chi viene a visitare il museo deve sapere che l'opera instancabile di Luigi Vincenzoni ha permesso di realizzare tutto quello, perché parecchi anziani che vengono, tra cui uno che poi fa parte del secondo comunicato stampa, si ricordano di quando Luigi curava il museo che stava al terzo piano del Palazzo Comunale, no, instancabile. E lei insieme alla guida, come si chiamava? Insieme a Maria. Maria, grandissima Maria, che lo stesso, no, così faceva da accoglienza a chi veniva e faceva tutta una guida turistica molto particolare, quindi lei aveva conosciuto anche lei Gigli, sono personaggi recanatesi, e anche questa è una donna recanatese che ha speso molto la sua vita per il museo, quindi andrebbe ricordata Maria anche lei, Bontempo. Maria Bontempo. E che ricordi vivi, come ricordo vivo quando Vincenzoni si lamentava che non c'era un passamano per salire al piano del
del teatro adesso persiano. Speriamo che con il teatro nuovo, con la sistemazione nuova, ancora non è stato collegato, mi pare, il museo della musica con il museo Gigli, ma c'è una porta, basta aprire una porta, però non so che problemi tecnici ancora ci sono. Una volta che è aperta quella c'è l'ascensore, quindi spero che si finisca, perché qui si fa l'inaugurazione sempre a metà. Certo. Quindi bello il Museo della Musica, un'ottima realizzazione, per carità, però se è collegato al Museo Gigli direttamente evita un discorso di passare dall'altra parte con quelle scale orribili che insomma la gente anziana non ci può andare, infatti Luigi negli ultimi periodi non riusciva più andare. Andare sì, certamente, certamente. Un grande suo anche dispiacere, lui che andava persino a cambiare le lampadine quando si fulminava. Esattamente. Le lampadine, allora, Pierluca, poi hai fatto un viaggetto tu domenica. Ecco, grazie all'amico Toste Branden, di conosciamo bene, e mi ha messo in contatto con un collezionista di Milano, tale Camillo Bertacchi, che praticamente mi ha donato una sua collezione personale di credo un 500-600 lettere autografe di Beniamino Gigli, che riguardano i più sparati campi della vita gigliana dal 1914 al 1958, 58 è impossibile, 56, no 58 perché c'è una lettera di quello che è successo dopo, che è un po' sono catalogate, un po' sono da catalogare, adesso ci vuole molto tempo perché partono da, non so, lettere scritte a Foschi, lettere scritte alla famiglia, lettere scritte a Lucia, lettere a contratti, c'è il bellissimo contratto del film Non ti scordare di me. Bello. E ci sono dei documenti tipo la bellissima lettera che Umberto Giordano nel 1940, nell'agosto del 1945, scrisse a Gigli dicendo: meno male che abbiamo saputo tue notizie e credevamo che fossi stato fucilato. Fucilato? Sì, perché si era sparsa la voce che dopo il 25 aprile Gigli era stato fucilato insieme con altri collaboratori. E quindi Umberto Giordano, mi pare agosto del 1945, gli scrive questa bellissima lettera che io avevo visto in fotocopia, Luigi me l'aveva fatta vedere in fotocopia e noi non so se il museo c'è in fotocopia, ma lo porterò. Adesso abbiamo l'originale. L'originale ce l'ho io, ecco. C'è l'associazione con la bellissima firma di Umberto Giordano, che è contento di questa mancata fucilazione, diciamo. Dice a mia moglie: eravamo molto preoccupati perché non abbiamo sentito più tue notizie. Accidenti, non lo sapevo. E nella stessa donazione ci sono quasi 66 dischi, mi pare, tutti della voce del padrone, di registrazioni d'opere, e un bellissimo quadro in grafite, fatto su grafite nera, che Beniamino Gigli ha regalato all'amico fraterno, leggo adesso, ce l'ho sotto mano, Antonio Margiotta, con i migliori auguri, fatto da un certo Adolfo Procapio a New York nel 1934, fatto su grafite, su una lastra di grafite, è stato scolpito praticamente, sembra una foto scolpita a mano su una lastra di grafite, molto bello. No, dicevo, tu lo conoscevi questo Camillo Bertacchi? No, ce l'avevamo sentito per telefono già da un po' di tempo, mi aveva detto che c'aveva questo materiale, che praticamente lui dice: io non voglio che vada in mano, perché ma tu devi ancora recuperarne altro di materiale o è questo adesso, che ti ha detto? Intanto mi ha dato questo, anche perché tutta questa consegna è avvenuta a casa del presidente dell'associazione Caruso, adesso mi sfugge il nome, Luciano Pituello. Pituello, il cavaliere Luciano Pituello, cavaliere. 90 anni, che faccio. Praticamente lui vive in una casa museo, è come se abitasse al Museo Gigli, perché è una casa con tutti i ricordi di Caruso, tantissimi ricordi, tantissimi documenti di Caruso, una raccolta straordinaria, infatti lui ha partecipato a Napoli anche alla commemorazione quest'anno dei 100 anni della morte di Caruso.
e praticamente con grammofoni, ho visto certi grammofoni che ovviamente non avevo mai visto nella mia vita, anche i primi grammofoni a rullo, con registrazioni a rullo di Caruso, e mi ha fatto ascoltare lì, ero lì con la famiglia, con i miei figli, quindi è piaciuta anche a loro, perché una cosa del genere non è possibile ascoltarla con un grammofono. Abbiamo ascoltato la registrazione di Gigli del 1922, quando sostituì nell'Andrea Chenier Caruso, che era partito da poco per l'ultimo viaggio, era il 1921, e quindi una commozione, ma un suono in quel grammofono eccezionale, eccezionale. Bello, vedi che più, anche la roba antica, se la fai suonare si mantiene. Sì, no, ma lui di grammofoni lì dentro quella casa ce n'erano almeno una trentina. Praticamente certo. In camera da letto, in camera da pranzo, in cucina. C'è anche un capitale. Casa, pensate di dischi a 48, a 78 giri, ma anche quelli da 50 centimetri, cioè tutta una cosa, fotografie, i bozzetti che Caruso disegnava, vari personaggi, tante cose che già sono state, lui già le ha date al Museo Caruso in Toscana, adesso non mi ricordo come si chiama la villa di Caruso in Toscana, c'è una villa dove c'è il Museo Caruso, quindi quelle andranno destinate lì, lui c'ha 89 anni, ma un signore eccezionale, abbiamo cantato, mi ha offerto da pranzo lì dentro quel museo, cioè, è stata una cosa molto interessante. Ti sei immerso in mille emozioni. Lui mi ha donato una parrucca che Gigli indossò nel 1922, che a lui gliel'aveva donata Catervo. Il fratello. E c'era scritto dono di Catervo all'amico Luciano, parrucca della Cena delle Beffe di Andrea Giordano, che Gigli debuttò nel 1922-23, quindi anche quella... niente, poi c'ha tante altre cose gigliane, ma adesso ancora ci stiamo lavorando, insomma, quindi ovviamente finché lui se ne tiene lui. Certo. Ma comunque poi dovrai trovare il modo per poter esporre queste sì, cibelli. No, adesso intanto mettere in fila tutte queste lettere già ci vorrà diverso tempo, e poi vedremo adesso quelle più importanti, insomma. Ce ne sono diverse che non sono importanti, però ecco, c'è tutta una storia gigliana dietro, da quando ha acquistato i terreni, da quando scriveva il suo fattore Foschi, a quando scriveva il suo avvocato Belli, quindi... E poi sono delle lettere con gli stemmi degli alberghi più importanti del mondo, dal Brasile, dalla Svizzera, da Londra, da New York, insomma, cose originali. Una calligrafia molto bella, perché Giglia ha una bellissima calligrafia, delle cose scritte a macchina, anche degli ordini che lui dava a Grossi, che era il suo segretario, e quindi ecco un lavoro da fare, questo ci vorrà parecchio tempo per metterli in fila. Poi ovviamente le cose più importanti, tipo questa lettera di Giordano, la metteremo al museo, credo, adesso parlerò con l'assessore. Magari una stanza in cui compaia l'associazione Beniamino Gigli. Beh, noi avevamo una stanza una volta. È vostro, se i cimeli sono vostri, bene che siano. Ci teneva molto Luigi a quella stanza che sta all'ingresso, e ci aveva scritto anche Associazione Gigli. Sì, quindi sì, sì. Adesso vedrò con l'assessore se si può fare. Come no, queste sono cose bellissime. Sì, io tanto, cioè, questa deve essere, innanzitutto le scannerizzerò tutte le lettere, quindi le metterò tutte in memoria. E poi le voglio pubblicare sul sito dell'associazione, come io ho già chiesto di pubblicare tutta la rassegna stampa gigliana. E quella però abbiamo visto che la scandalizzazione segna stampa diventa un'impresa per loro difficile. Vabbè. Comunque si può fare tutto. Sì, basta volere. È solo polemica, però mi hanno detto che non si può fare per i diritti
che c'è, mi hanno detto, in consiglio comunale per i diritti di riproduzione, ma sono tutte cose diritti d'autore, giornali, non so, diritti d'autore, ma Giglio oramai è morto nel 56, poi sono articoli di rassegna stampa, quali diritti d'autore. Quindi, so che c'è la volontà di qualcuno di non volerla fare, quindi questo mi dispiace, perché parecchi collezionisti e parecchi anche stimatori gigliani, anche da tutte le parti, no? Anche perché averla, è la storia. È la storia, poi non solo di Gigli, ma anche dell'epoca in cui viveva. Certi archivi di Stato, tipo quello di Ascoli, sta mettendo in rete tutta la documentazione, anche archivi di Stato, anche l'archivio della Biblioteca Vaticana, tanti volumi sono disponibili in rete, certo con un lavoro enorme adesso. Beh, lì dietro magari ci lavorano centinaia di persone. Vabbè, con però, i tuoi. Questo 10 anni fa, datemi un volume per volta e me la scannerizzavo io dopo cena, mi scannerizzavo tutti questi volumi, poi lo riportavo, non è che me devo tenere niente, capito? Però la risposta è stata negativa, e vabbè, pazienza. Pazienza, prima o poi si farà anche questo, tanto insisto io, quindi. Prima che sia possibile. Va bene, caro Pierluca, okay. Ti ringrazio di questa testimonianza, di questo tuo sempre da, che ti dai da fare per Gigli, è veramente una continuità che da Vincenzoni a te, che appunto non ha perso nulla, veramente una continuità di interesse e di passione. Non potrò mai dimenticare quello che mi ha insegnato e l'amicizia di Luigi Vincenzoni. E quello che mi ha insegnato nei teatri e quello che mi ha fatto conoscere i più grandi artisti del momento, quindi come non posso scordare questa cosa, non posso far finta di niente. Ma certo, grazie di nuovo, ci sentiamo venerdì. Grazie Pierluca, ciao.